clevercrazed.com. Eccoci qui con un altro episodio. Ciao a tutti, con Flavor Chris e Alan Wurzburger. Alan, raccontaci un po', cioè, chi sei e da che contesto nasce la tua arte? Allora, calcola che io ho 64 anni, per cui il 68 io avevo 13 anni e io sono un superstite del 68, in effetti. Potrei definirmi un vecchio beat o un vecchio hippie. Anche se non mi sento per niente vecchio, dico vecchio nel senso che vengo da quella storia e parte tutto da là. Diciamo, la musica per me è stata poi la mia occasione per comunicare, per prima di tutto come una grandissima passione, anche nell'ascolto ho sentito musica importantissima tra la giovinezza e ho iniziato a suonare la chitarra a 9 anni circa, perciò la chitarra mi ha sempre accompagnato e ho sempre suonicchiato, sempre con queste band libere. In quegli anni là si suonava molto per il piacere di suonare, perché diventasse un mestiere, questo è successo molto più avanti per me. Bene, e diciamo, quindi tu scrivi la musica o hai dei testi che sono scritti? No, allora io, diciamo, il primo amore nasce dalla chitarra, poi più o meno verso i 14, 15, 16 anni ho iniziato a scrivere le mie prime canzoni. Diciamo, io uso un termine che è un po' retro, non so se viene ancora usato, ma comunque sono il classico cantautore, cioè le canzoni me le scrivo, me le suono e me le canto. Te la canti, quindi. Esatto. Vi ricordo di rimanere in ascolto perché qui con Alan avremo una sorpresa per voi. Durante, diciamo, una piccola ricerca, no, leggendo la tua biografia, c'era questa domanda che mi facevo molto spesso, molto ricorrente, che ti volevo appunto domandare: che cosa significa essere cantautori e soprattutto cosa significa essere cantautori al giorno d'oggi? Ma io penso al giorno d'oggi come ieri o come sempre. Essere cantautori vuol dire avere uno spiccato senso dell'arte e del suo valore, e appunto rimane comunque per me un privilegio, in quanto è un motivo di comunicazione. Il cantautore vuole comunicare cosa? Ma poi ognuno può comunicare ciò che vuole. Nel mio caso io cerco di comunicare il mio disappunto rispetto alle ingiustizie, rispetto alle stupidità umane, per cui quasi tutti i miei testi tendono a punzecchiare un po' l'essere umano per farlo riflettere, comunque per emozionarlo, principalmente. Quando è stato il primo approccio di Alan all'interno del mondo musicale, della composizione musicale? Cioè, quando è stato il momento in cui hai capito veramente che volevi fare questa attività? Questa cosa è successa in ritardo per gli anni che avevo iniziato, che ho iniziato con tutti i grandi, come Grananiello, come Pino Daniele, erano miei amici e miei coetanei, solo che io appunto ho avuto sempre un po' una difficoltà a immaginarmi questa cosa naturale come un mestiere, come dicevo poc'anzi. Per cui ho iniziato molto tardi, ho iniziato negli anni 80, fine anni 80. Fine anni 80 ho deciso un bel giorno, abbracciando il buddismo, mi ha stimolato a riflettere su questa passione che avevo e che tenevo sempre un po' nascosta. Per cui è iniziato il mio primo approccio, la prima formazione con dei jazzisti, con tutti i vecchi amici. E devo dire la verità, questa cosa è andata proprio bene, come stiamo parlando più o meno fine anni 80, 88, vai. E poi il 90 è arrivato il mio primo lavoro di studio, di registrazione, il mio primo CD. Non c'era ancora il CD in quegli anni, devo dire la verità. C'era ancora la cassetta. C'era la cassetta, esatto, che poi non poteva diventare vinile, ma non lo è mai diventato, perché quella prima produzione non fu accolta da un'etichetta. Cosa che è avvenuta invece nel 94 con il mio primo CD, Alan Wurzburger, appunto. Ma la prima esperienza, cioè quella che per te è stata la più significativa, diciamo? Ma guarda, è stato proprio questo fatto che a un certo punto mi sono accorto che in fondo era un problema di timidezza, prima ancora che il fatto che diventasse un mestiere. Avevo una sorta di timidezza rispetto al palco, al pubblico. Fin quando suonavo per 10 amici in una casa, in una stanza, in un giardino, su una spiaggia, mi sentivo libero. Quando poi diventava appunto questo fatto di salire su un palco, e questa cosa proprio nei fine anni 80 è successo che la prima formazione
formata da Lello Settembri al clarinetto, Maurizio Giandroni al contrabbasso, Lello Filace alla batteria. Lello Filace è stato il mio maestro di mestiere, cioè è stata la persona che mi ha incoraggiato a capire come funzionava il tutto, come bisognava proporsi e come bisognava anche accattivarsi il pubblico magari attraverso una cover anziché presentare direttamente una mia canzone sconosciuta. E vincere queste prime suonate, questi primi concerti, diciamo così, è stato per me una vittoria, perché poi da quel momento in poi, pian piano, pian piano, pian piano sono arrivato fino ad oggi, sempre migliorando, sempre facendo cose anche più importanti. Calcolo che ho suonato in varie situazioni, di grossi palchi con più di 100.000 persone, ho suonato per il San Carlo, ho fatto tante cose, ho pubblicato in Francia, ho suonato per un pubblico colto, ho fatto tante cose poi negli anni, pian piano. Quello che trovo molto interessante è che effettivamente, diciamo, io ti ho conosciuto ormai già ai giorni d'oggi, no? E quindi il fatto che tu dica, in certo senso, che all'inizio c'è stata timidezza, non sembrerebbe, perché in realtà, ti ho visto, esibirti in solitaria anche più di una volta, no? Anzi, penso che, questo fai sostanzialmente, cioè sei un cantautore solista, giusto? No, diciamo sono rimasto solista, diciamo che è il mio asso nella manica. Sono cambiati i tempi e portare in giro una formazione è molto difficile. Se non sei in un circuito preciso, c'è un grande handicap oggi. Andare a suonare con un trio, con un quartetto, non ci sono soldi, questa è la verità. Per cui la mia forza è proprio quella che comunque da solo riesco a funzionare, sempre in determinati contesti, chiaramente. Non posso, mi scoccia di suonare in un posto dove la gente mangia e è distratta, mi servono contesti dove la gente sta lì, mi ascolta proprio e io funziono molto bene. Vabbè, ma l'ho chiamata timidezza che secondo me poi è una sorta di timidezza che hanno tanti artisti, dice, penso che sia anche normale, forse questa timidezza ce l'ho ancora. È chiaro che poi ho fatto esperienza, pian piano alla fine mi baso molto sulla sicurezza, no? Di quando poi inizio a suonare e cantare, passa tutto, perché a quel punto mi sento sicuro di me, diciamo. Diciamo che è un continuo confronto con te stesso, poi quando Certo, ma vai sempre, poi davanti in al fondo pubblico. questa condizione ti dà anche quell'adrenalina che serve proprio per Era mantenere proprio la questa la gente. domanda che ti volevo Ed è fare questa, sì, e di te ne fatto. volevo fare un'altra perché hai detto anche una cosa interessante. Proprio, però è interessante se puoi spiegarmi e spiegare a chi ci ascolta, com'è l'emozione? Che cosa prova Alan quando appunto va davanti a un pubblico e si trova sul palco, cioè a guardare così tante persone che lo Allora, devo ascoltano? dire, sinceramente, a un certo punto scatto una sorta di automatismo e si diventa un po' anche più freddi, concentrati. Però, per farti capire, in questo periodo ci siamo incontrati circa 10-12 vecchi cantautori napoletani e ci siamo per fare una compilation, ognuno metteva un brano, d'accordo? È successa una cosa strana, è successo che praticamente l'altra sera ci siamo visti per mettere a disposizione ognuno il brano e sentirlo. Siamo tutti emozionati, come magari come se ci fosse davanti un grande pubblico, non c'era nessuno, siamo una quindicina di noi. Cioè, secondo me è una cosa bella, ma questa è una cosa che capita pure a un pittore che dipinge il suo quadro, nel suo quadro fa un'opera in uno studio e poi inizia a mostrarlo al pubblico. C'è sempre momento, cioè, è come se in fondo poi. Non so se è giusto, io credo che sia giusto tenere in considerazione l'opinione degli altri, sai, è sempre come un po' mettere in gioco il proprio valore, capito? Credo che per tutti sia così, anche per i grandi, anche i grandi fanno un nuovo disco e però non sapranno mai se solo quando poi finalmente avranno il consenso, piacerà, allora ok, altrimenti c'è sempre questo, quel momento che non sai se ti stai è come se ti stessi spogliando, diciamo, allora può sempre uscire qualcuno che dice, ma sei proprio il cesso, come sei brutto, E quindi, la paura atavica. certo, quindi diciamo, quali sono le sensazioni? Perché cerchiamo un po' di entrare all'interno di Alan Wurzburger, Bravo. cercando di capire effettivamente quali sono le emozioni, no? Sia positive che negative, quando ti esibisci. Perché, anzi, pongo anche un'altra domanda, c'è differenza?
tra l'Alan che rimane in stanza e compone della musica con Alan che si esibisce o sei sempre la stessa persona? No, diciamo che è un momento cruciale, chiaramente, però quando tu poi veramente sei impregnato della convinzione che stai comunicando, nel momento in cui parti e stai dicendo la tua, c'è tutta la sicurezza di quello che stai facendo, capito? Per cui diciamo, sono più cose che magari in un momento di staccato ci pensi, chissà se questo lavoro piacerà, ma nel momento in cui poi lo fai, basta. Cioè, non... E del resto poi cioè, la cosa più importante è che c'è sempre una risposta, no? Che per l'artista, insomma, io non mi aspetto, io non, quando canto e suono, possono anche fischiarmi, non è un problema, non è che faccio questo per avere l'applauso, però l'applauso è la conferma che sei arrivato al cuore delle persone, questo è sicuro. Sì, perché da una diciamo, come si può dire, dei principi, credo che cardine dei tuoi testi, comunque delle tue canzoni, sia proprio l'autenticità. Per te quanto è importante appunto rimanere saldo in quello che fai senza modificare la tua musica in base a un interesse del pubblico? Allora, questo è uno dei punti, diciamo così, che io cerco di mantenere una mia personalità, che è un valore, perché oggi la personalità, anche che a me stesso piace sentire artisti che siano personali, perché siamo in una società, in un momento che si scopiazza molto, cioè le contaminazioni sono sane, ma spesso non sono contaminazioni, sono proprio furti, cioè ti prendi una base ritmica, un groove che funziona, proprio dico australiano e ci canti sopra napoletano, per esempio, no? Ma la macchina già funziona, hai capito? Io questi tipi di lavori non li faccio, io sono ancora un istintivo, io sono capace di stare mesi senza scrivere nulla, ed è, per me sono momenti di gestazione basati sulla vita che sto vivendo, le emozioni che sto vivendo, le cose che succedono, ciò che osservo, e viene il momento che improvvisamente mi ci metto e, va, e scarico le mie canzoni. E allora in quest'ottica, raccontaci un po', Alan. Come nasce una canzone? Per esempio, parlaci anche dell'ultimo album, quello più recente, Certo, no? certo. Come è nato? Cioè, soprattutto tutto il processo che avviene dal momento in cui decidi di appunto fare delle canzoni, poi al momento in cui le stendi, a tutto il processo che viene Il dopo. processo è Cioè, lungo, come. oggi sempre più difficoltoso. Già sono molto fortunato che comunque sono riuscito ancora a beccare una produzione dignitosa, e poi addirittura un arrangiatore, un carissimo amico, un grandissimo musicista napoletano che è Lino Cannavacciuolo, il maestro Lino Cannavacciuolo, uno dei più grandi violinisti italiani, che è, diciamo tra virgolette, un mio fan, un mio sostenitore. Per cui il lavoro viene da lontano, se ne parla, poi si inizia, poi calcola che un disco, quest'ultimo CD, Mi fermo a guardare la luna, contiene 9 brani e io ho la produzione da 19. Per cui poi c'è tutto un lavoro artistico del direttore artistico che cerca di dare un senso un po' a tutto il lavoro, scegliere i brani che abbiano una coerenza. E sicuramente ogni brano vuole apparentemente, siccome sono molto semplice, crudo come poeta, diciamo così, se, ogni brano può permettermi di dare spiegazioni e parlare quasi per un'ora. Cioè, perché per esempio c'è un brano che si intitola Stai tu sul, stai tu solo. Allora parliamo della solitudine, no? E potremmo parlare da qua stasera, no? E così un po' sono tutte le mie canzoni. Dico, mi esprimo in termini semplici, con delle sensazioni semplici che però vogliono toccare degli argomenti e tasti molto importanti in questo momento, che la società è molto caotica e molto confusa, tra virgolette. Certo, quindi diciamo che attraverso la parola, anzi, faccio proprio la domanda, che quanta importanza ha la parola al giorno d'oggi e se secondo te è sfruttata
come si dovrebbe. No, allora è proprio questo, ci sono i parolieri, probabilmente saranno anche possibilmente definiti poeti, per me rimangono dei parolieri, nel senso che con delle belle parole si possono creare delle belle sensazioni, ma possono essere anche sensazioni, tra virgolette, vuote, che vengono fuori da belle parole, appunto. Io non uso belle parole, uso delle parole per esprimere dei concetti, è ben diverso. Chiaro, questa è la differenza, almeno per quanto mi riguarda, per quello che faccio io. Anzi, spesso non uso per niente belle parole, sono molto crudo, molto semplice, molto naturale, diciamo, uso un linguaggio normale, però mi piace filosofeggiare, cioè spiegare, cioè nella mia canzone dico, guardo la gente che scende le scale e sono convinti di starle a salire. No, cioè, appunto, invece è proprio a dimostrazione che la gente scende sempre più giù, c'è gente che nel degrado è convinta che sta creando qualcosa di valore, no? Cioè, allora è proprio un modo per esprimere i concetti più che le parole sono relative per me, se non hanno un senso non servono a niente. È molto interessante perché parli, cioè, dici che comunque il tuo stile è molto crudo, ma ha una ragione specifica oppure meno? No, una ragione specifica, cioè io penso che essere diretti è la migliore cosa, poi probabilmente, sai, può essere quello che viene dalla mia esperienza, non mi sono mai piaciute, cioè io credo una cosa, che faccio un lavoro molto difficile, non è un caso che sono un cantautore che pur suonando da tantissimi anni sono sempre in ombra, non sono riuscito a raggiungere il grande pubblico, perché? Perché alla base c'è una cosa, che molti usano la bella canzone per accattivarsi il pubblico. Difatti, per accattivarsi il pubblico oggi la migliore cosa è usare l'ironia. Dove c'è l'ironia che ti scappa fuori una risata, sicuramente hai più garanzie di lavorare. Io più che far ridere, non dico faccio piangere, ma faccio pensare, sono uno di quei cantautori scomodi. Addirittura nel passato sono stato definito un po' uno di quella schiera di poeti maledetti, diciamo, ma non saprei fare diversamente. La mia ragione di esistere artisticamente è proprio per denunciare le ingiustizie dell'esistenza umana, diciamo. Questo, sono sempre folgorato da questo principio, che sia l'amore o che sia l'essere umano, che sia anche giocare, qualsiasi cosa, io cerco sempre di far riflettere da questo punto di vista. Certo, ti ho fatto questa domanda perché in realtà trovo che l'essere duro, l'essere crudo, paradossalmente crea questo effetto diametralmente opposto, cioè nel senso Può di, disturbare. no, in realtà no, di, cioè che nasce in realtà proprio da una sensibilità, no? Da un qualcosa che tu reputi importante a livello umano, cioè in Sì. realtà è crudo, ma allo stesso tempo ha anche un lato davvero umano. Quindi ti volevo chiedere che cosa, siccome le tue canzoni poi hanno anche una forte denuncia sociale, ad Alan Wurzburger, che cosa ha toccato di più e che cosa fa più male riguardo a quello che vede nel contesto sociale di oggi? Guarda, potremmo parlare per tantissimo tempo riguardo a questo, non è facile. Sicuramente la stupidità umana. La stupidità umana abbraccia, cioè io ho una grande fiducia nell'intelligenza, nella sacralità della vita e del potere innato degli esseri umani. Per cui vedere la stupidità, diciamo, è proprio il contrario. E poi c'è un'altra cosa, cioè molti pensano Scusami che se ti interrompo, no. Dici. però se ci puoi un po' più dare concretamente degli esempi Sì, di questo. l'esempio, diciamo così, allora, torniamo alla vecchia lotta tra il bene e il male, diciamo, no? Che risiede tutto quanto qua. C'è molta gente, infatti io odio un po' le persone che si definiscono le positive, le persone positive, perché le persone positive sono quelle che non vedono, vogliono vedere soltanto il bene, diciamo così, ed è sacrosanto, io credo che si combatta tutti per il bene. Il problema è un altro, che il bene, se vuole progredire, deve attaccare il male. Cioè non può progredire standosene per fatti suoi e ignorando il male. Questo è il punto cruciale. Perciò tutto ciò che è male per me va denunciato, va affrontato, va smascherato,
va definito anche, perché molto spesso la gente non definisce nemmeno più ciò che è bene e ciò che è male, questa è la cosa più assurda, ma è così. A te personalmente, che ci sono stati degli episodi che hai vissuto? Sì, cioè, io parto da un fatto, tu devi capire, quando appena compiuto 18 anni, erano gli anni del pacifismo, io facevo attività politica nelle France della sinistra extraparlamentare con potere operaio, cioè una sera ci fermammo in una chiesa sconsacrata al centro storico di Napoli, ci fermammo, era una chiesa aperta, abbandonata, e ci mettemmo lì a suonare. Il giorno dopo organizzammo un concerto libero, così stavamo cantando canti orientali, Hare Krishna, Hare Krishna, queste cose si facevano negli anni 70. Io mi sono ritrovato improvvisamente con un assalto della polizia che ci arrestò a 20 di noi e ci accusò di messe nere. Cioè, per cui da incensurato mi sono ritrovato a Poggio Reale con altre 19 persone e fummo condannati con 2 anni di pena sospesa. Cioè, per me, da quel momento in poi, capì anche che com'è possibile che dei giudici non capivano che non avevano fatto niente di che, no? Questa dimostrazione proprio che era proprio lo Stato stesso che non comprende i suoi figli. E questa cosa per me, lo Stato è diventato il mio nemico per molti, ma molti, molti anni. E diciamo, dal tuo punto di vista, perché Alan Wurzburger è una persona davvero interessante, eclettica, nel senso che ha diverse sfumature, no? E, oltre ad essere un cantautore, è anche appunto un poeta, un filosofo, e, diciamo anche magari un educatore in un certo senso. Perché no? Quindi, se tu potessi avere un peso politico rilevante, no, riguardo all'educazione, che cosa proporresti? Proprio per evitare che si verifichino determinate dinamiche sociali, che appunto come la repressione, no? Perché se non puoi neanche suonare, comunque avere aree di festa, capisci bene che poi a un certo punto la gente che cosa può fare? Cioè, può solo deprimersi. Invece non è così. Io ho attraversato tutto un mio lavoro interiore di vittoria su me stesso. Tu devi calcolare che tutta la mia giovinezza io l'ho vissuta come uno di quegli uccelli in gabbia che tentano di ammazzarsi in tutti i modi. Cioè, io appartengo a quella generazione che si è autodistrutta con l'eroina, che è stata la droga che non è mai andata via, esiste ancora nella società e che non mi piaceva la vita, non mi piaceva il mondo, non mi piaceva la società e ho cercato veramente di troncare in tutti i modi. Invece poi, incontrando il buddismo, sono circa 31 anni che ho fatto 2 vite, 31 anni di buddismo mi hanno permesso di ribaltare completamente la situazione, di trasformare la situazione, prima di tutto la mia situazione interiore. E per cui è proprio su questo che io credo che l'educazione, noi abbiamo nel buddismo, il buddismo mi ha insegnato che esiste la possibilità di educare da bambini gli individui a basarsi sulla sacralità della vita e sul potenziale innato che hanno insito. È chiaro? Per cui io credo che parta tutto da qua. Tutti vogliamo cambiare il mondo. Io penso che la prima cosa da fare è cambiare noi stessi, perché è da noi stessi che parte tutto. E io credo che apparentemente la mia vita sembra che non abbia prodotto chissà grandi cose, però sicuramente ha prodotto che non mi sono lasciato influenzare ed infettare da tutto il male, tutta l'ipocrisia, tutto il cinismo, tutto il nichilismo che esiste in questo momento storico, diciamo così. E non è poco, è la mia prova concreta, diciamo. Devo innanzitutto ringraziarti perché è davvero, davvero molto molto bello quello che stai dicendo e invito a chi ci sta ascoltando di rimanere ancora con noi perché poi avremo una sorpresa. E Alan, quindi ti volevo chiedere, visto che è davvero interessante il tuo punto di vista e soprattutto mi incuriosisce sapere la tua opinione riguardo alle nuove generazioni, l'uso dei social, della tecnologia e per quanto riguarda anche legato al mondo dell'arte, che cosa ne pensi? Guarda, cioè, si sta appiattendo un po' tutto. I social vedremo qual è la funzione che possono avere, io credo che sia un po' disastrosa, diciamo. Però se è come la vecchia storia, come il coltello, no? Il coltello può servire per tagliare il pane, per tagliare una frutta, e può anche servire per dare una coltellata e uccidere qualcuno. Per
cioè dipende sempre dal buon senso, anche questo, staremo a vedere. Rispetto alle nuove generazioni, chiaramente tutte le generazioni, tutti i giovani hanno avuto difficoltà, ne avranno sempre. Oggi si è ridotta molto la fascia che è più intelligente, che realmente inizia a capire come affrontare le cose. E poi anche un'altra cosa, che bisogna sempre lottare. C'è un rifiuto alla lotta, tutti sono troppo viziati, questo è il vero veleno, sono troppo viziati, vogliono soltanto prendere e consumare, e poi magari si atteggiano pure a fare i paladini, sai, di queste cause non perse importanti, ma cioè, il punto è proprio che c'è molto nichilismo, ecco, questo penso in particolare. E poi con i social staremo a vedere, non è, non so, per alcuni è diventata anche una fortuna, cioè, chi li sa cavalcare e usare bene, no? A tutti i livelli, nel bene e nel male. Però, ripeto, tutto poi dipende dal cuore degli esseri umani, che può fare la differenza, e secondo me è su quello che bisogna lavorare sempre, ancora, oggi e domani sempre di più. Bene, ritorniamo allora su Alan, se ci puoi brevemente. Anzi, scusami, no. Ritorniamo sul punto di vista di Alan, non quello artistico, quello un po' più personale. Velocemente, e poi andiamo verso la chiusura. Ti volevo fare due domande che mi ero riservato per te. Scuda veloce. Che cos'è l'arte? Ma l'arte non è per forza scrivere e cantare canzoni, l'arte è proprio, l'arte è una capacità di vivere la vita con la poesia, con, in modo poetico, anche cucinare è una condizione, è un momento d'arte, anche stare insieme è un momento d'arte, si può mettere, l'arte, diciamo così, è il mezzo, è il fine forse per meglio dire, che permette di vivere con creatività. Ecco, questo credo che sia l'arte. Alan crede nella fortuna? Niente di meno. Siamo un serbatoio di fortuna, ma dobbiamo attivarla però. Ma intesa, che cos'è per te la fortuna? La fortuna è creare una condizione vitale formidabile che riesce a farti stare al posto giusto, al momento giusto, sempre. Ottimo, bella, sempre be ottime interpretazioni da parte di Alan. E quindi allora volevo un attimo capire come sei riuscito a stare nel posto giusto, nel momento giusto, soprattutto riguardo alla tua arte, cioè se ci puoi parlare un po' dei tuoi album nel corso degli anni, se sono sempre stati nel posto giusto al Sì, momento no, ma tutto giusto. dipende sempre da una decisione profonda, diciamo, hai capito? Vedi, E come è è partito la legge di tutto? causa ed effetto, no? Come è spiegata appunto dal buddismo. Nel momento in cui io metto la causa di un certo tipo, senza alcun dubbio ci sarà un effetto, magari non è immediato, per cui già il fatto di rimettersi a suonare, desiderare di cimentarsi, riuscire a fare un CD. Tutto questo, da una piccola azione possono uscire grandi risultati. Questo avviene proprio se ti poni in un modo, diciamo, tra virgolette, positivo con te stesso, se cerchi di dare fuori tutta la forza che hai, perché non è per niente facile, molto spesso trovi proprio contrasto, non è che è liscia e lineare questa cosa, però questo è il punto, cioè se sei vestito di buoni propositi e metti delle buone cause avrai senza alcun dubbio dei buoni effetti. Ci puoi raccontare un po' brevemente i tuoi album, da Il quando hai mio album, iniziato? allora, il mio primo album me lo autoproduco spendendo circa 10 milioni di lire nel 90. Intervengono circa 60-70 musicisti napoletani di alto livello, come Daniele Sepe, come Nico Casu, tutti i musicisti di quegli anni, Michele Montefusco, tante persone che non ci sono più, Cal Porter, Gino Evangelista, tantissime persone. Arriva la prima pubblicazione nel 94 con Alan Wurzburger dalla Polo Sud. Questo stesso CD dopo 3 anni viene pubblicato in Francia da un'etichetta e mi porta ad andare in Francia per svariati anni. E lì trovo un consenso completamente diverso, un mondo completamente diverso, un pubblico completamente diverso. Il 97 la Polo Sud mi pubblica ancora una volta un altro CD, Spingole, un mini CD. Poi rimango un po' fermo dopo la Francia,
perché la situazione inizia a cambiare proprio nella società, esce il karaoke, tutta una serie di cose che allontanano il pubblico e creano disinteresse per i cantautori. Io ripubblico il 2002 con un'etichetta barese, Amour Amer, ancora un disco che doveva uscire in Francia e poi non ci sono riuscito. Insomma, pian piano si va sempre, ho sempre prodotto questo, e poi siamo arrivati. Poi ho pubblicato nel 2005, ho fatto un altro CD con una band acoustic rock band, un quintetto, eppure mi sono autoprodotto un piccolo CD spendendo tipo 8-9 mila euro, non è stato mai pubblicato. E poi siamo arrivati al 2018, appunto, un'altra pubblicazione che secondo me è uno dei miei dischi più belli come suono, come sound. Come vedi, sono duro a morire. Bene, visto che siamo praticamente in chiusura, se ci puoi appunto raccontare del tuo ultimo album che hai pubblicato. Cioè, l'ultimo album si intitola appunto Mi fermo a guardare la luna e forse torniamo un po' all'argomento che mi avevi chiesto rispetto ai social. Perché mi fermo a guardare la luna? Perché secondo me il mondo senza poesia è destinato a diventare ipocrita e ad autodistruggersi. Per cui la riflessione che faccio in questo brano in particolare è il tempo. Cos'è il tempo? Il tempo è battuto da che cosa? Perché secondo me oggi i tempi ci dicono, vedo un certo stress, tutti corrono, tutti attivi per fare, per realizzare, la società te lo impone perché è così aggressiva, difficile trovare una posizione, difficile trovare un lavoro, devi stare a sbatterti per mantenere un po' di indipendenza. E io invece con questo brano voglio proprio far riflettere, dire. Fermiamoci un attimo, no? Alziamo gli occhi al cielo e guardiamo la luna. Fin quando riusciamo a fare questo, allora il nostro tempo interiore sarà curato, sarà attento, perché molto spesso proprio in questa corsa iniziamo a calpestare gli altri e di conseguenza noi stessi e di conseguenza si realizzerà ben poco perché c'è solo una frenesia. In effetti, eh. È come sai, è come essere voraci quando si mangia, non ti Sì, gusti ciò che stai esatto. mangiando, è un po' questo, diciamo. Bene, allora invitiamo tutti i nostri ascoltatori a fermarsi un attimo e volendo Alza. anche, oltre a guardare la luna, ad ascoltare il nuovo disco di Alan. Perché E no? quindi Alan, dici un po' dove possiamo Guarda, trovarti, su quali sono. Amazon sicuramente si trova, è la migliore cosa oggi perché dovrebbe stare anche dalla Feltrinelli, non so se ce ne sono ancora, che sai. Poi queste piccole produzioni hanno, diciamo, sempre fino a un certo punto. Questo dischetto già c'ha un anno, per cui è l'ultimo mio lavoro, però ancora si dovrebbe trovare, se uno lo cerca lo trova. E oltre ad Amazon, dove ti si può trovare? A Napoli sicuramente Tattoo Records potrebbe ancora tenerli, e Feltrinelli, te l'ho detto. Poi comunque, anche se non trovate l'album, per chi è affezionato a tenere l'album, l'ascolto potete farlo su Spotify. Mi fermo a guardare la luna, Alan Quindi Wurzburg. anche su E Spotify ci anche sono su tutti. YouTube c'è tutta la mia storia, Alan Giovanni Wurzburger. Ok, quindi mi raccomando, seguite Alan, che è davvero un formidabile artista. E vi salutiamo, visto che siamo in chiusura, e vi ringraziamo per averci ascoltati. E soprattutto vi ricordiamo, che adesso c'era questa sorpresa, e qui per voi abbiamo Mi fermo a guardare la luna di Alan Wurzburger. Perfetto, buona Ciao a fortuna. tutti, Ciao, grazie. grazie a te Chris, ciao. Sto rilogge cavato tempo, come in coppa una diana. O tempo che passa piano piano quando si entra l'ora. Corre, corre, quando si è felice e ti sente buono. Come nuvole che camminano eternamente, o cielo è fermo e non se ne fotte niente, o tempo scorre e tutto quanto vanno in pressa, mi appressa che va tutto dietro. Si potesse ma senti quella che dice di sto coro nuovo, sto tamburo che va a tempo con sangue in te vena. Forse si ci fermasse ma non poca, ma ci guardano poco attorno. Corro, 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 corro tu. Corro, 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 corro tu. Corro, 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 corro.
a guardare la luna. Corro, 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 corro tu. Corro, 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 corro tu. Corro, 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 corro tu. Io mi fermo qui a guardare la luna. A guardare la luna. Corro, 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 corro tu. Corro, 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 corro tu. Corro, 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 corro tu. Io mi fermo qui a guardare la luna. Io mi fermo qui a guardare la luna. Io mi fermo qui a guardare la luna.